Questa è la storia di Sergio Ragno, un carabiniere di 24 anni di Brindisi, morto nel 2004 durante un servizio a Firenze. Una storia tenuta nel cassetto dall'arma dei carabinieri con dei risvolti assurdi e inspiegabili. Ma torniamo indietro di 15 anni, esattamente al giugno del 2004. Sergio ha finito il suo servizio notturno, ma viene richiamato da un suo graduato per un'operazione antidroga in borghese al Parco delle Cascine di Firenze. Devono seguire e fermare degli spacciatori vicino a una discoteca. Ragno arriva a moto ed è in borghese insieme ad altri 5 suoi colleghi, tutti in abiti civili all'orario concordato, le 17. La chiamata di un informatore però fa slittare il blitz alle 20 e in quel lasso orario di tempo Sergio Ragno muore in un incidente stradale. Infatti è investito mentre è in moto da un'auto che compie due inspiegabili in versione U. Alla guida della Panda Grigia c'è una ragazza che dopo l'incidente è in gravissime condizioni. L'impatto per Sergio sarà fatale e morirà sul colpo. 20 minuti prima dell'incidente, in una tragica fatalità, ha il tempo di parlare per un'ultima volta con la sua madre Vittoria. E le racconta proprio che è impegnato in un'operazione molto importante al Parco delle Cascine. La Procura di Firenze, dopo 6 mesi di indagine, archivia il caso anche in base alla relazione dei carabinieri, che si affrettano anche a scrivere che viene esclusa qualsiasi connessione tra l'incidente mortale e il servizio istituzionale. Ma la cosa più assurda di questa storia è che per l'arma dei carabinieri Sergio Ragno era al Parco delle Cascine a passare del tempo libero e non certo in un'operazione comandata in borghese. Ma perché dire questo se l'ordine era partito dal graduato dell'arma? La mamma di Sergio in questi anni ha raccolto le testimonianze che ha registrato e depositato. Le parole dei colleghi confermano invece che al comando erano informanti dell'operazione e che gli altri carabinieri, come Ragno, erano alle cascine in un servizio comandato in borghese. Un'operazione a cui parteciparono 6 militari, 3 in moto e 3 in auto, tutti arrivati sul posto con i propri mezzi e indossando abiti civili. Eppure dall'arma lo negano inspiegabilmente e omettono di scriverlo. E a Sergio Ragno, appunto, non sarà riconosciuto lo status di vittime del dovere come per chiunque militare che cade in servizio. Era lì per caso, insomma. A questi particolari se ne aggiunge uno veramente inquietante. Non sarà mai più ritrovato il cellulare di Sergio e neanche l'agenda dove annotava tutti i suoi servizi. Per di più, le cronache dell'incidente mortale dell'epoca raccontano la presenza dei vertici dell'arma dei carabinieri di Firenze proprio sul luogo dell'incidente. Abbracci e lacrime per quel bravo ragazzo, ma nessuna giustizia. Perché? Perché non è stato riconosciuto l'impegno di questo militare al servizio dello Stato? Perché l'arma dei carabinieri ha scritto che Sergio era al Parco delle Cascine per passare il tempo libero? Perché? Per nascondere il cattivo operato di qualcuno? Chi ha ordinato quel servizio? Qualche graduato non ha ammesso le proprie responsabilità? C'era qualche carabiniere in odore promozione che è stato coperto per quell'operazione fuori dalle regole? Lo abbiamo chiesto ai legali e alla mamma di Sergio, che proprio a Firenze è intervenuta alla presentazione del libro che racconta l'assurda storia di suo figlio, servitore di uno Stato che lo ha dimenticato. Signora Vittoria, oggi siamo qua a Firenze per ricordare Sergio. Sì. Infatti stiamo proprio nella città bellissima ma tanto sofferta per quanto mi riguarda. La sofferenza che abbiamo qua è alle stelle. Tanti ricordi. Sì, assolutamente sì, specialmente la casa che Sergio stava facendo. Chi era Sergio? Sergio era un carabiniere buono. Era, diciamo, non si preoccupi. Sergio, sì, era il carabiniere di tutti, era il carabiniere dell'Italia, ma soprattutto il carabiniere dell'arma. E chi l'ha conosciuto sa quanto valeva come ragazzo, proprio per la bontà che aveva. Era sempre pronto a dare, era quel ragazzo buono che si adoperava per tutti. Io penso che anche l'arma dei carabinieri dovrebbe prendere atto di questa bontà, di questa generosità, perché a volte non vedo tutta questa generosità. Ci sono persone che fanno, che danno, ma sto notando che il 50% sono persone che sono tutte allineate e coperte, anche in un discorso quasi omertoso, direi. Una qualsiasi incidente può succedere, no? Perché comunque quel vestito che indossano rosso-nero è un vestito che purtroppo rappresenta un rischio. È il perseverare che è brutto, quando, cioè, è capibile il fatto che magari l'incidente a qualsiasi ragazzo può succedere, no? Però perseverare è diabolico, è quello che stanno facendo loro.
loro non stanno dando a questa famiglia un esempio di fratellanza, e questo non va bene, perché l'arma è un'istituzione che, come dico io, va rispettata. E però se loro non rispettano poi i figli che noi diamo a loro, perché noi diamo i nostri figli a un'altra famiglia che si chiama Arma, ma poi questi figli li vediamo esasperati, esauriti, che se ne vogliono andare. Io mi capitano tanti ragazzi, tanti padri che sono arrivati al punto di dire basta, non ce la faccio più, l'arma è cambiata. Cioè qualcosa sta cambiando, perché vediamo tanti suicidi, vediamo tante situazioni che c'è troppo dissapore all'interno. Signora, perché si sono dimenticati di Sergio? Si sono dimenticati di Sergio perché evidentemente ci sono delle responsabilità di alto grado che non vogliono far uscire, ma ahimè la verità io ce l'ho. E voglio vedere adesso, specialmente adesso che è venuta a galla la verità che io non sapevo, perché io sapevo soltanto che mio figlio, quando l'ho chiamato, mi ha detto mamma chiudi che stiamo acchiappando lo spacciatore, basta, altro non sapevo. E oggi invece so tutto e mi meraviglio, perché io sono una persona che è vicina all'arma da 27 anni, non da un anno, da 27 anni. Allora qualcuno pensa di fare qualcosa che non deve fare, ma io mi faccio rispettare, oltre che glielo dico sempre, io sono una mamma, non sono un carabiniere, non devo dire né signor sì né signor no, di conseguenza loro devono rispettarmi come io rispetto loro, il rispetto deve essere reciproco, poi chi ha sbagliato si assuma le proprie responsabilità, mi dispiace, però potevano anche aggiustare questa situazione, il tiro si poteva aggiustare, non l'hanno voluto aggiustare e allora ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Avvocato, a che punto siamo con le indagini? Siamo a un buon punto, nel senso che dopo 4 anni di analisi della vicenda, della situazione e di raccolta di documenti, di verifiche incrociate, di accessi agli atti plurimi presso il Comando Provinciale di Firenze, di ricognizioni di tutti i generi finalizzate ad avere un quadro d'insieme, quindi un puzzle, un mosaico il più completo possibile, atto a dimostrare la contraddittorietà dei comportamenti dei vertici o comunque delle scale gerarchiche che erano interessate alla vicenda, siamo andati ulteriormente avanti e possiamo dire che oggi, senza entrare nei particolari, abbiamo un dato più concreto proprio sulla cosiddetta scena del crimine, cioè quello che è avvenuto al momento della morte del povero ragazzo. E al di là delle perizie cinematiche, al di là del fatto delle dinamiche e quant'altro, a noi interessava capire come si era mosso il contesto di contorno dato fondamentalmente dai colleghi e dall'arma. Perché qui abbiamo che cosa? Abbiamo l'evento luttuoso per il quale viene riconosciuta la causa di servizio e liquidato un equo indennizzo. Ma quando si va a chiedere il riconoscimento di vittima del dovere per un ragazzo impiegato in una operazione comandata verbalmente dai superiori del nucleo radiomobile, in un'operazione appunto di gruppo di 6 carabinieri per un'operazione di prevenzione e repressione antidroga, ci troviamo con delle contraddizioni che non possono esistere, cioè nel momento in cui c'è il riconoscimento della causa di servizio, di seguito doveva partire la pratica amministrativa per il riconoscimento appunto di vittima del dovere. Ma il sinistro statale in sé è l'aspetto finale dell'operazione. Il problema è perché io stavo lì, chi mi ci ha mandato e perché sono morto in quell'operazione di servizio, della quale poi si è negata la sussistenza dopo aver fatto riconoscere la causa di servizio. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non quadra. Ora noi tutte queste nebbie di contorno che abbiamo evidenziato, sì, sono evidenti, diciamo, nella verifica dei fatti, nel momento in cui si analizzano atti, carte e si investigano
praticamente i soggetti, con le nostre investigazioni difensive siamo riusciti a eliminare appunto alcune nebbie, alcuni dubbi, quasi tutti devo dire, adesso non voglio peccare di ottimismo, però stiamo riuscendo ad avere il quadro completo, quindi dall'analisi, dall'incrocio dei dati, il puzzle, quindi il mosaico è quasi del tutto completato. Franco Pizzonia, consulente tecnico di parte per le indagini di polizia giudiziaria che arriveranno forse un giorno a raccontare la verità sulla morte di Sergio Ragno. 15 anni dopo cosa possiamo dire? Ormai dopo una intensa attività che stiamo portando avanti io e l'avvocato Murano, io sono entrato in scena da circa 6 mesi mentre l'avvocato Murano sta gestendo in modo impeccabile questa attività da oltre 4 anni. Finalmente, grazie a questo scavare nei meandri di questa vicenda ormai caratterizzata da situazioni molto opache, possiamo dire di essere giunti veramente al punto d'arrivo, in quanto i nostri accertamenti hanno portato ad acquisire gli elementi oggettivi di riscontro per ricostruire cosa è accaduto alle 17.30 del giorno 17 giugno 2004 in Via degli Olmi a Firenze. E abbiamo acquisito tutto quello che è necessario per dare finalmente una giusta collocazione della presenza del giovane carabiniere nel Viale degli Olmi e le tempistiche e quanto avvenuto veramente in quella circostanza. Perché succedono queste cose? Succedono queste cose perché forse 15 anni fa non esistevano i sindacati nell'arma dei carabinieri. Oggi una cosa del genere non sarebbe successo, quantomeno ci sarebbe stato subito un sindacato come il nostro che avrebbe subito tenuto e messo il fiato sul collo su chi doveva operare correttamente. Noi, la nostra funzione è quella, siccome dietro alle uniformi ci sono delle persone, vogliamo che queste persone hanno dei diritti costituzionali, perché non siamo cittadini serbi, e vogliamo che il sindacato tuteli queste persone quando che rivestono una divisa. E noi forse oggi Sergio Ragno, la storia di Sergio Ragno non sarebbe arrivata a questi punti, in questa controversa battaglia giudiziaria sta facendo la mamma. A Firenze qualcuno ordinava delle operazioni fuori dalle regole dell'arma? E per che cosa? Per una promozione? Ma tutti per 15 anni sono rimasti in silenzio anche di fronte alla morte di un ragazzo. È questa l'arma dei carabinieri?